Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi annuncio che secondo me questo video farà una valangata di dislike perché dirò delle cose che secondo me molti cap non capiranno, o meglio, come posso dire, traviseranno le mie parole e non capiranno il nesso logico di quello che voglio dire. Detto questo, intanto rinnovo ancora il buongiorno e parliamo di un argomento che sta girando in queste ore, cioè le multe che la Fiorentina prenderà e che ha preso per la fascia di capitano. Allora, quest'anno la Lega Calcio ha deciso di uniformare le fasce di capitano. Tutti i giocatori dovranno avere la medesima fascia, quella che avete visto sicuramente, bianca con scritto capitano in mezzo. Allora, perché è un'innovazione che in Premier usano da anni. Allora, cominciamo a dire che per quanto mi riguarda la fascia da capitano non me ne frega niente e che tra l'altro non credo che sia il problema principale del calcio italiano. Quindi io credo che il calcio italiano abbia ben altri problemi assolutamente da vedere, insomma. Però entriamo nel caso specifico. E la Premier fa questa cosa. Un'altra cosa che a me non trova d'accordo, che mi piaceva come non una volta, era il pallone. A me piaceva quando una volta andavi a giocare a casa del Milan e giocavi col pallone del Milan, giocavi in casa tua, avevi il tuo pallone, andavi a giocare a Lecce e avevi il pallone del Lecce. Però giustamente la Lega Calcio, anche grazie a sponsor, cose, eccetera, bla bla bla, ha deciso di uniformare tutto, giocare col pallone della Lega Calcio. Ecco, se la Juve, il Milan, il Torino giocano con un pallone non regolamentare o comunque non ufficiale. Allora, se non è regolamentare, non fanno neanche iniziare la partita e se non c'è un pallone ti danno sconfitto a tavolino. Se il pallone è un pallone non giusto, prendi la multa. Punto. Stop. Chiuso. Chiuso. E ti devi la prima volta. Seconda volta, perdi la partita a tavolino perché hai avuto la possibilità di cambiare il pallone. Cioè, questi sono regolamenti. Quindi ecco, io dico perché il pallone sì e la fascia no. Nel senso, possiamo discutere che sia una cazzata, perché per me è veramente una cazzata, non ho trovato tutto sto nesso logico, però la regola c'è, la regola c'è. A questo punto tu, la Fiorentina, devi multare, come giustamente fanno, quindi per me è giusta la multa, perché il regolamento c'è. Un'altra regola stupida, secondo me, che se il giocatore tira via la maglietta viene ammonito. A meno che non ci sia scritto qualcosa sotto di non ammonirei. Però io se tiro via la maglietta vengo ammonito. Giusto? Sbagliato? Discutiamone. Ma la regola c'è. La regola c'è e va rispettata. La Fiorentina non sta rispettando le regole. Ora, questa uscita di Pezzella mi sembra che sia stato, che spara dicendo noi continueremo a mettere la nostra fascia e tutti bravo, bravo. No, non è giusto. Non è giusto. E fossi la Lega Calcio comincerei a pensare seriamente. Pensare seriamente che chiunque indossi una fascia non regolamentare, se credi in questa regola, se credi in questa regola, chi non usa la fascia regolamentare viene squalificato una partita, come se fosse espulso. Ragazzi, cioè, non esiste, non è un'anarchia, cioè. Tra l'altro, poi scusatemi, io sono uno di quelli che veramente ho sofferto la morte di Astori, ma l'ho sofferta anche fisicamente. Cioè, io sono stato male 3 giorni, ho fatto fatica a dormire quando è morto Astori, perché mi ha veramente colpito la sua morte, veramente, ve lo dico col cuore in mano. Però io credo che ci siano modi diversi per poterlo ricordare che fare una fascia di capitano. Cioè, piuttosto ritira la 13, che non so tra l'altro, non so cosa ha fatto la Fiorentina, ma penso che lo farà tra l'altro. Però al di là di questo, cioè, dedicagli qualcosa, un campo sportivo, lo stadio, fai quello che vuoi, puoi fare. Però, sinceramente, dedicarlo con una fascia a me sembra anche una cazzata, tra l'altro. Però, ripeto, poi puoi fare quello che vuoi, poi parliamoci chiaro. Anche qui è un testa contro testa tra due zucche, da due teste di legno, cioè, anche te. Io so, chi è appassionato di dinosauri potrei dire che siamo di fronte a due pacchi cefalosauri che continuano a colpirsi, no? E che non trovano mai soluzione. Io dico, porco Giuda, ma metti questa fascia,
Hai la fascia di Astori che vuoi tenere per ricordarlo, va bene, non sono del tutto d'accordo perché il regolamento non lo propone. Qui io dico tienila, tanto è solo per ricordo, è solo per ricordo. E sopra ci metti la fascia della Lega Calcio. Cioè, cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Cioè, eventualmente ogni gol tiri sulla manica, tiri sulla la fascia, c'è cioè sotto la fascia del capitano, così puoi fargli la dedica se vuoi. Però metti sopra. Cioè, boh. Capite che mi sembra veramente una polemica veramente sterile, stupida quasi, che non va neanche troppo bene secondo me alla memoria di Davide. Cioè, qua tu vuoi andare contro un regolamento che c'è. Che c'è. Allora io la Juve potrei dire la stessa cosa e mettere una fascia dedicata a Scirea. Non è così. Oppure dedicato a mio nonno, cioè dedicato a chiunque. Non è così. Non è così. Se c'è una regola va rispettata. Secondo me la Lega Calcio purtroppo fa bene a multare la Fiorentina. E questa uscita di Pezzella mi sa tanto di uscita un po' troppo esuberante. Per me non va bene. Per me non va bene. Anzi, secondo me, le gerarchie che adesso prenderà la Lega Calcio sono due. O di questa regola la toglie perché non gliene frega niente la Lega Calcio. La Lega Calcio squalificherà una giornata, col susseguirsi delle giornate, chi indosserà una fascia non regolamentare. Queste sono le due secondo me soluzioni. E devo essere sincero, non lo so cosa farà. Però se la fascia da capitano sarà una cosa che porterà soldi, vuol dire che ci metteranno lo sponsor, parliamoci chiaro. Perché se fai la fascia unica è perché probabilmente poi avrà interesse di vendere la possibilità di mettere uno sponsor. Perché se tanto alla fine il discorso è quello. Succederà la seconda ipotesi, perché se ci saranno soldi di mezzo, la Lega ti squalificherà, c'è un cavolo da fare. Quindi, ripeto, secondo me, boh, due cose. Il capitano non si onora con la fascia e basta, la regola c'è, e ripeto, è una polemica sterile perché potresti mettere la fascia della Lega Calcio, quella che tra l'altro fa anche schifo, tra l'altro è orrenda, sopra la tua fascia. Punto. Stop. Chiuso. Stop, chiuso. Detto questo, chiudo con una piccola frase dicendo semplicemente che negli anni 80 il calcio italiano era all'apice e c'erano solo delle fasce, cioè, semplici, semplici, perché non si pensava a ste cazzate, ma si pensava a giocare a pallone, cosa che adesso probabilmente già dalle scuole calcio si è un po' persa. Quindi si pensino bene a fare le cose che devono fare, e vale per la Lega Calcio che deve fare qualcosa per migliorare il proprio calcio, e lo deve fare anche la Fiorentina perché secondo me, ripeto, ci sono altri modi per onorare la memoria di un grande giocatore, un grande uomo come Davide Astori. Ragazzi, chiudo qua il mio video e vi do appuntamento coi prossimi video. Ciao!